anche la luce adesso, non soltanto quello dietro, che rompimento. Chiudiamo, chiudo la persiana, dai. Chiudiamo, perché qui, anche senza sole... non se ne può più con sta luce. Se c'è ancora la luce, vabbè. Ora picchia nella televisione e picchia lì. C'abbiamo sempre qualcosa che picchia. Dove la mettiamo? La televisione la posso spostare, ecco. E la finestra no, mi posso spostare un pochino io così. C'è quell'altra. Pazienza. Facciamo un po' così. Vediamo se riusciamo a non avere quella luce nella schiena. Però ce l'ho dall'altra parte, non posso trincerarmi. Buonasera ragazze, sto parlando da sola. Ci vuole pazienza. Allora, guardiamo un po' qui la linea. Arriverò senza giga questo mese. Devo cercare di risparmiarne un po'. Ok. Allora, guardiamo un po' se c'è qualcun altro. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Eccoli. Adagio adagio. Mi sembra che qualcuno si faccia avanti. Che strano. Ok. Ciao Lina. Ciao Rosa. Ecco, adesso questa sera ad esempio non vedo i messaggi dal cellulare, chissà perché, li vedo solo da PC, quindi finisce che se mi scrivete qualcosa io non vedo niente. Vabbè, vediamo, man mano che speriamo che la linea ci sorregga, perché qui io ne vedo 15 partecipanti, però nessuno che scrive, chissà. Ah, adesso comincio a vedere qualcuno, brave, brave. Così se mi scrivete riesco a capire se ci siete o no. Grazie Patrizia, vedrai con la maglia foglia, io spero domani. Ma è una cosa, deve diventare bellissima, perché se non viene bellissima, non so, mi ha fatto penare talmente tanto, fai e disfa. Ok. Ma guarda come salta, guarda come mi salta in continuazione. No. C'è differenza tra il PC e il cellulare, sia di commenti che di partecipanti. Il PC me ne dà 15, qui me ne dà 19. Cristina prima ha scritto che erano 21, se ho letto bene. Mi salta in continuazione. Beh, comunque, l'importante è che voi mi vediate. Poi, se... Sì, sì, è proprio la linea, perché se ad esempio adesso sul computer si è un po' bloccato. Ma guarda che strano. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Una cosa stranissima. Ah, Lina, che piacere, bella notizia. Grazie, hai fatto bene a darcela, mi fa proprio piacere. Sono contenta. Quindi adesso dovrai lavorare per questo nuovo arrivo. Chissà quante belle cose farai, dai. Mi spariscono anche i commenti. Ma. Vabbè, speriamo bene, non so cosa dire io qui... Sta saltando tutto.
L'importante è che voi vediate. Allora, parliamo un attimino di questa canotta che mi sembra, vi avevo anticipato che il lavoro sarebbe stato molto piacevole e vedo che tutti avete confermato il mio pensiero, cioè che è un lavoro che si fa molto molto volentieri. Poi è anche veloce perché in 5 giri si fa tutto e poi riesce anche bene. Ho visto che voi siete state più brave e più diligenti di me perché avete già assicurato tutti i fili, cosa che io invece, mamma, saltato il telefono, cosa che io invece non ho ancora fatto. Però va bene, ho troppe cose in ballo e non riesco a essere sempre. Annelisa, no, non è di lana, è una fettuccia, comunque sì, oggi sono, infatti si vede dei capelli, sono andata a fare una camminata e c'era un'umidità pazzesca per essere qui in montagna e mi sono messa la felpa perché questa è un po', vedete, un po' trasparente, un golfino che tengo per casa e non era sufficiente, ho dovuto. Ciao Giulia, ciao! Non sarebbe stata sufficiente. L'arietta è fresca. Ora vi dico la temperatura quando siamo. Fuori siamo a 19. Ve la faccio vedere, ve l'ho già fatta vedere l'altra volta, non mi ricordo. Aspetta, che giro tutto. Eccoli. Esterno sono 19,9 e in casa ci abbiamo 23. Guardate che umidità. Mai visto un'umidità dell'80% a limone? Nemmeno qua. Beh, quando piove sì, ma altrimenti un'umidità così non... Non lo so, quest'anno ci sono tutti i monti che hanno sulla cima, c'hanno un po' di nuvole. Ecco. Ma mia figlia che cerca di chiamare. Allora, cominciamo. Perché vorrei, ho visto che in tante, proprio oggi, mi avete chiesto un po' di cose. Ho più o meno evitato di rispondere perché ho detto poi ne parliamo questa sera assieme proprio col lavoro in mano. Allora, prima di passare al lavoro vero e proprio, guardiamo un attimino le domande che mi avete fatto, se riusciamo a rispondere. Andiamo un po' a cercarle. Abbiate pazienza un attimo perché magari non per tutte è interessante, ma per qualcuno magari sì. Guarda qui altri commenti. Ecco, allora partiamo dall'ultimo così andiamo indietro. Fiorella Martinelli mi dice, se poi ti mando la foto sapresti consigliare, secondo te va bene dietro un po' lenta, ma io ho un bel po' di seno e fianchi. Allora, il fatto che sia un pochino lenta, deve essere lenta, perché altrimenti non riuscite poi a infilarla. Una volta che è finita, stiamo parlando del bordo, quello che abbiamo fatto fino adesso, mi siedo un po' più comoda, se è troppo stretta, se l'avete proprio stretta, stretta qui sotto, poi quando dovete infilarla non passa perché le spalle sono più larghe, quindi deve essere comoda, non deve essere proprio aderente al corpo, deve avere la larghezza che permette di essere infilata, quindi il fatto che sia un pochino più comoda va benissimo. Il fatto che, come dice Fiorella, dietro è un pochino più lenta, il dietro e il davanti per ora non l'abbiamo ancora stabilito, lo vedremo non in questa lezione ma nella prossima, o meglio lo decidiamo adesso ma lo vedremo nella prossima. In questa lezione facciamo soltanto dal bordo in giù verso i fianchi, la parte della canotta, la parte alta, la scollatura, il giro manica lo facciamo in seguito. Non è che sia meglio fare un modo che l'altro, però se prima facciamo la parte di sotto che è tutta lineare, diamo già alla nostra fascia che abbiamo fatto all'uncinetto, alle nostre piastrelle, diamo già un'impronta di quello che sarà il davanti e quello che sarà il dietro, perché ad esempio tante mi hanno chiesto possiamo fare, le piastrelle devono essere per forza pari o vanno bene anche dispari? Io ad esempio le ho fatte dispari. Chi fa il lavoro
separato, cioè lavora con i lineari, devi avere per forza tante piastrelle davanti quante dietro, oppure la differenza è davanti un numero e dietro un altro numero. Non può fare mezza piastrella, oddio, la potrebbe anche fare, però poi sta male, perché quando poi le unisce assieme il davanti col dietro vedi questa mezza piastrella. Per cui chi fa il lavoro con i lineari tendenzialmente, diciamo così, dovrebbe avere tante piastrelle davanti quante dietro, dovrebbero essere uguali. Chi invece fa il lavoro con i circolari va benissimo anche se le piastrelle sono dispari, perché adesso vi faccio poi vedere come ho fatto io, come considerare, come diciamo dividerle, anche se nella parte di lavoro che facciamo questa sera la divisione non si vede ancora, perché lavorando in circolo non sappiamo ancora quale sarà poi il davanti, quale sarà il dietro e via discorrendo. Quello lo decideremo quando faremo poi la parte davanti, che magari il davanti sarà più scollato, il dietro sarà meno scollato, e allora avremo già l'impronta, magari chi ha tanto seno dovrà fare un certo lavoro e così via. Quindi le piastrelle dispari, dicevo, vanno benissimo. Poi mi avevano fatto un'altra domanda che avevo detto, ecco, Raffaele Dondero, ti ho detto se ci sei questa sera, aspettate che leggo un attimo, avrei bisogno, mi manca qualche centimetro, ecco, manca qualche centimetro dopo aver terminato le piastrelle. Se fa, Raffaele dice, se faccio una piastrella in più viene troppo grande, se faccio una piastrella in meno mi manca qualche centimetro. Ho visto che gli è stato consigliato, ad esempio, nelle due piastrelle di fare qualche giro in più. No, perché se tu hai una piastrella che ha una misura e in due piastrelle fai qualche giro in più, la tua piastrella diventa sì più larga, ma diventa anche più alta. E se diventa più alta, poi non hai, cioè le altre sono diritte, quando arrivi a quello che hai lavorato di più ti fa lo scalino in questo lavoro. Per cui o prima di unirle, però avremmo dovuto saperla a priori, cosa che era impossibile, prima di unirle magari fare tutto attorno alle piastrelle un giro di punto basso in modo che si allarghi quel poco poco che dà, pochi millimetri che dà il punto basso, e poi si uniscono assieme e allora recuperi qualche centimetro. Se invece mancano proprio pochi centimetri, le piastrelle sono già state fatte, sono già state unite, allora converrebbe in questo caso fare, dipende se vuoi farla con i ferri lineari o se vuoi farla con i ferri circolari, ma diciamo che non ha importanza. Se tu vuoi farla, però sarebbe meglio che prendessi un blocco per farvi vedere, perché altrimenti temo di non riuscire a spiegarmi bene. Abbiate pazienza, ma con i disegni sono un cane, chiedendo scusa ai cani naturalmente, ma finisce che poi non riesco a spiegarvi bene. Scusate, se mi scrivete adesso mentre parlo io non riesco a seguirvi. Dovreste aspettare che io finisca, come facciamo sempre. Una volta che ho finito, magari vi dico adesso parlate voi, così riesco a leggere quello che mi scrivete. Perché altrimenti, cioè, perdiamo tempo in due, voi a scrivere e io che non riesco a leggere. Allora, ma guarda che roba, eccoli. Dicevo, prendiamo un po' un pezzo di carta qualsiasi. Parlavamo del problema di Raffaele Dondero. Lui dice, io ho fatto le mie piastrelle, mi manca, allora ho fatto, mettiamoci la penna, ho fatto tutte le mie piastrelle, le ho unite, mi mancano proprio pochi centimetri. Allora, se tu lavori con i ferri lineari e hai fatto mezze piastrelle per il davanti e l'altra metà l'hai fatta per il dietro, non c'è problema. Cosa fai? Solo su un lato della piastrella iniziale e solo su un lato della piastrella finale farai magari qualche giro, anche per questo verso, di punto alto. Uno, due giri di punto alto, tre, quattro giri di punto basso, quello che preferisci, in modo da dare la larghezza alla tua maglia. Una volta fatto questi due giri,
li unisci questi giri, fai lo stesso coso dall'altra parte, diciamo che ne fai, se ti bastano 2 centimetri, tu fai 2 giri di punto alto che corrispondono più o meno 1 centimetro, oppure 2 giri di punto basso che sono 0,5 centimetro, punto basso corrisponde a 0,5 centimetro, punto basso qui hai un altro 0,5 centimetro, fai la stessa cosa di qua e fai la stessa cosa nell'altra parte, hai i tuoi 2 centimetri che ti mancano, poco più, poco meno. Se invece hai già lavorato, hai chiuso tutto e hai lavorato in circolo, te ne mancherà da chiudere qui perché hai detto che ti mancano i 2 centimetri. Cosa fai? Disfi una piastrella, cioè l'unione, diciamo, della piastrella dalla parte opposta, in modo da avere più o meno le stesse piastrelle sia nel davanti che nel dietro. Qui fai lo stesso lavoro che ti ho detto qua, fai lo stesso lavoro che ti ho detto qua, le unisci tutte e poi inizi a lavorare in circolo come vi farò vedere adesso, come raccogliere i punti o meno. Quindi se fai lineare andrai avanti e dietro su questo 0,5 centimetro in più e con questo 0,5 centimetro in più. Poi andrai avanti e indietro sull'altra parte del lavoro. Se fai circolare, prima di chiudere il giro, fai 1 centimetro di punto basso, dividi le piastrelle a questa altezza, perché le piastrelle, essendo unite tutte ad una per una, vedete che io vi ho detto che c'ho ancora, basta che le dividi a metà, dove devi aumentare ne disfi soltanto una, prendi il filo, la disfi, l'ultimo giro di chiusura, la rifai qui i 2 o 3 giri di punto basso che corrispondono al centimetro e durante l'ultimo giro di punto basso ti vai ad agganciare all'altra parte, oppure se ti rimane più comodo ne fai 2 giri da una parte, 2 giri dall'altra, 0,5 centimetro da una parte, 0,5 centimetro dall'altra e unisci le piastrelle magari anche ad ago tutto sui giri di punto basso, cioè non ti rimarrà l'unione così tutta bucherellata, ti rimarrà diritta. È l'unico modo, secondo me, per riuscire a ovviare a questo inconveniente. E non so se adesso è presente, perché io avevo chiesto se sei presente, ma non mi ha risposto nel gruppo, quindi non vi so dire se c'è. Se volete farmi qualche domanda, se qualcuno di voi ha lo stesso problema, vediamo come fare, cioè vedo di rispondervi, ditemi voi qualche cosa. Vedo un attimo se riesco a leggere. Ah, questa sera mi fa penare sto computer, sia il computer che il cellulare. Non riesco a capire perché, ma guarda. Eppure siamo qui. Eccoci qua, adesso l'ho trovato. Allora, niente, mi sembra che... Ah, ok, bene. Ah, sei Susanna, non sei Raffaele? Io credevo di parlare con un Raffaele, invece parlo con una Susanna. Va benissimo, basta saperlo. Non so se me lo ricorderò fra 2 o 3 giorni. Cioè, magari mi ricordo che dietro a Raffaele c'è una persona, una figura femminile, magari non mi ricordo il nome. Ditemi se avete altre domande che riguardano questo, poi passiamo a vedere come raccogliere, come tirare sui punti. Comunque Susanna, è chiaro quello che ti ho detto, mezzo da una parte, mezzo dall'altra e poi vedi se vuoi farlo lineare o circolare. Ora non vedo più niente. Ciao Margherita. Poi ci sentiremo un po' in calma. Non so quando troveremo la calma, né tu né io. Sono stata 2 giorni completamente con la schiena dura. Forse non ve l'ho detto, anche perché mi sono stufata di dire sempre che ce n'è una nuova. Per fortuna qui c'è una signora che fa le iniezioni e oggi ho fatto la terza. Oggi va un pochino meglio. Per il primo giorno non mi sono messa il busto e questa notte sono riuscita a dormire un po' di più perché avevo dei dolori. Non riuscivo a mettere la gamba a sinistra, non quella operata dove ho fatto la protesi, quell'altra, perché non dipende dall'anca ma dipende proprio dalla schiena. Io ho sempre avuto problemi alla schiena
e non riuscivo a appoggiarla per terra. Un disastro, vedevo le stelle. Anna, la fascia va più o meno nel sottoseno. Se tu guardi sul gruppo, nel post, quello appunto della canotta Ersilia, l'ultimo post mi sembra che sia proprio di... Aspetta che lo cerco, l'ho detto adesso, non me lo ricordo già più, guarda che brava che sono. E lei l'ha indossata, quindi vedi dove più o meno va, deve andare la fascia. Nel sottoseno, però... Quando dico nel sottoseno non intendo che deve essere stretta, aderente, perché altrimenti non vi passa poi più dalle spalle. Dovete fare una misura che vi permetta poi di essere infilata. Ecco, di Fiorella Martinelli, è proprio l'ultimo post, lei l'ha indossata e va la misura più o meno nella prima foto, forse un pochino bassa, nella foto che si vede dal dietro è proprio la misura giusta. Diciamo che da dove noi facciamo la fascia al nostro sottoascella potremo fare massimo 4-5 cm di lavoro poi ai ferri, quindi vi può dare l'idea di, diciamo, di dove fare la fascia, di dove posizionare la fascia. Ma non è possibile, ma lo sapete che ogni volta devo tirare, mi saltano i commenti dal primo, devo farli scorrere tutti per riuscire a leggere come... a leggere quello che mi scrivete. Ciao Angela. Allora, mi sembra che nessuno dica niente, quindi presumo che le cose vadano abbastanza. Aspettate che mi è saltata la linea, non è possibile. Non è proprio possibile, ma vabbè. Ecco, ora ci siamo di nuovo. Anche tu Giulia col mal di schiena, guarda, io ho fatto delle iniezioni perché non, proprio questa signora che me le fa, è successo anche a lei, mi ha dato mi sono fatta, insomma, le stesse medicine. Allora, partiamo con questo. Io naturalmente faccio il lavoro circolare, lasciate perdere tutti questi bei fili che ci sono, quindi dobbiamo andare, ne ho già preso un pochino per far più alla svelta perché altrimenti poi non riusciamo più a... Non riusciamo, passa il tempo e non riusciamo a vedere tutto. Non è che sia granché, ma è meglio vederlo in calma. Dobbiamo andare a raccogliere tutti i punti che abbiamo su uno dei due lati, intanto che sia questo che sia quell'altro sono uguali, non ha importanza. Lo decidiamo, lo decidiamo adesso. Quello che stiamo facendo adesso è la parte che andrà dal... dal sotto della striscia sino ai fianchi. Incominciamo con quella parte lì. I punti che voi dovete andare a raccogliere, anche qui vedete, preferivo, vabbè, vediamo un attimo, facciamo un po' così. La nostra piastrella è fatta, guardiamo se riesco a far qualcosa. Allora, l'abbiamo unita, qui ci sono le catenelle di unione con l'altra piastrella. Qui abbiamo 2, 4, 5, 6 punti alti doppi, poi facciamo, dovevo farlo un po' più basso così, abbiamo il punto basso e qui abbiamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un altro punto basso e di nuovo i 6 punti alti e poi le altre catenelle che si vanno a unire con l'altra piastrella. Quindi abbiamo detto qui c'è l'altra piastrella, che poi saranno, catenelle saranno 1, 2, la terza è quella di unione e 1, 2. Orribile, ma spero si capisca. Aspettate che mi avvicino un po' di più. Ecco, questo corrisponde in pratica, prendiamo un po' una piastrella che ancora non ho, ecco, così, andiamo un po' più avanti perché dunque mi ingarbuglio, no, ma
le ho finite tutte da lì, eccola là, questa qua. In pratica è questo, no? Allora, questa è la nostra piastrella, questi sono i due punti catenella che si vanno a unire con l'altro quadrato, poi abbiamo fatto i 6 punti alti doppi, un punto basso che è questo, le 7 catenelle, un punto basso di nuovo che è questo, i 6 punti alti doppi e poi di nuovo le 5 catenelle dove ne lavoriamo due, con la terza che sarebbe questa ci andiamo ad agganciare all'altro quadrato. Ecco, ditemi se questo è chiaro, se fin qui è chiaro ditemi se va bene, così proseguo con, cioè vi faccio vedere come raccogliere i punti, quanti raccogliere e come raccoglierli. Se mi dite qualcosa. Beato wifi, qui con la... Ecco. Ok. Bene, bene, bene. Chiaro, chiarissimo, chiaro, bene, tutto ok, benissimo. Allora, adesso cosa dobbiamo... Aspettate, io ho fatto, vi ho detto che ho fatto le piastrelle dispari. Adesso non preoccupiamoci se sono pari o se sono dispari, vediamo come raccogliere i punti. Scusate che però mi sono fermata, datemi un attimino solo. Sì Anna, ma come ho detto prima, che sia coi circolari che sia coi lineari, quello che facciamo adesso va bene per tutte e due, non cambia niente, è identico. Ora devo soltanto arrivare, perché mi sono, come vi ho detto, ho raccolto già qualche punto per fare un pochino più alla svelta, fare tutto il giro, però mi sono fermata a metà piastrella, mentre invece volevo iniziare proprio da un angolo, in modo che anche voi possiate iniziare da lì, come vi ho fatto nel, diciamo, nel disegno. Ecco, se intanto avete da chiedermi qualcosa mentre io vado avanti, chiedetemelo. Ci arrivo, eh. Solo pochi punti. Bene, avete tanta pazienza con me, bravissime. Ok. Sì, Bruna. Ma intanto adesso lo vedi, perché vi segnerò ad uno per uno i punti che dovete andare a raccogliere. Quindi lo vediamo assieme. Comunque te lo rifaccio vedere. È orribile, ma lo rifaccio vedere. Ok. Allora adesso lasciamo stare un attimino il computer, che intanto funziona come me. Facciamo così, riuscite a vedere bene. Aspettate che accendo l'altra luce che forse illumina un po'. Un attimino solo. Ecco, può darsi che, non lo so. Ecco, forse si vede un pochino meglio. Cerchiamo un po' di avvicinarci. Così. Bene. Allora, noi partiamo dall'angolo, dal primo, diciamo, un angolo qualsiasi. Se voi avete... volete lavorare con i ferri lineari o volete lavorare con i ferri circolari, partite a raccogliere i punti sempre da un angolo, cioè dall'unione delle due piastrelle. Naturalmente chi ha i ferri lineari
non avrà l'aggancio alla piastrella precedente sulla prima piastrella, cioè la prima piastrella sarà qui sarà libera. Per cui chi ha i ferri lineari raccoglierà, prenderà il punto nella catenella centrale. Chi invece lavora con i ferri circolari, quindi ha unito tutti e due i pezzi, prende anche lei la piastrella, il punto, la catenella che unisce i due angoli. Praticamente dobbiamo andare a prendere un punto diritto proprio qui, in questo punto, nella catenella che unisce i due angoli. Quindi prendiamo, entriamo nella catenella, così, spero si veda, così, e raccogliamo un punto. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, l'avevo già detto nella prima diretta, ma mi sono dimenticata di dirlo. Io qui ho lavorato col 2,5 e il filo singolo. Adesso ho preso i ferri del 3 e, scusate, del 3, mi sembrano piccoli del 3. Aspettate, che avevo preso il 3,5 per raccogliere. Allora, per raccoglierli ho preso quelli del 3 perché essendo più piccoli riesco ad entrare meglio, ma poi lavorerò almeno con quelli del 3,5. Quindi, il filato, io ho messo il filato doppio e i ferri più grandi, perché se avessi lavorato il filato singolo avrei dovuto lavorare con i ferri del 2 e non l'avrei finita proprio più. Quindi partiamo dal punto, voi tutti questi che ho preso in precedenza, che ho già preso, non guardateli, partiamo da qui, noi partiamo dal punto centrale. Ci ritroviamo altre due catenelle, una e una due. Ne raccogliamo soltanto una delle due, che sia la prima che sia la seconda non ha importanza, purché ne prendiate soltanto un punto solo su una delle due catenelle, così. Adesso andiamo a raccogliere. Scusatemi, ma non rispondo a nessuna telefonata, ma qui era mio nipote che parte per le vacanze, sono le prime vacanze che fa e mi voleva salutare, allora non potevo, parte domani mattina, quando lui parte io dormo ancora e non potevo non rispondere, abbiate pazienza. Guardavo se... ok. Quindi siamo rimasti a raccogliere un punto, il primo l'abbiamo raccolto qui, il secondo l'abbiamo raccolto, l'abbiamo preso proprio all'interno della catenella, che sia la prima, che sia la seconda, non ha importanza, ne prendiamo uno qua. Nel ventaglio, cioè nei sei punti alti doppi che abbiamo fatto qui, cioè questi, raccogliamo tutti i punti, quindi ne avremo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi ogni punto andiamo, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogni punto andiamo a raccogliere, ogni punto alto doppio corrisponderà a un punto diritto che noi andiamo a raccogliere. Quindi sono 3, 4, 5 e 6. Finiti i 6 punti alti doppi che abbiamo raccolto, abbiamo, vedete, un punto basso. Il punto basso è questo. Anche nel punto basso raccogliamo un punto diritto. Quindi, vedete qui nel... scusate un po' che non riesco a vedere, ecco. Qui andiamo a prendere proprio qui nel punto basso un altro punto diritto. Adesso ci troviamo nelle 7 catenelle che corrispondono al centro del nostro quadrato. Di queste 7 catenelle noi raccogliamo soltanto 5 punti. Saltiamo il primo, non lo facciamo, ne facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi sulle catenelle rimane un pochino più duro da raccogliere. Il primo lo saltiamo, prendiamo il secondo.
1, 2, 3, 4 e 5. E siamo arrivati qui. Saltiamo l'ultima catenella, questa. Nel punto basso, in questo, raccogliamo un altro punto. Ci ritroviamo adesso sui 6 punti alti doppi. Li prendiamo tutti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stiamo per arrivare alla fine del primo quadrato. Quindi questi li abbiamo presi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso abbiamo ancora 2 catenelle più la catenella centrale, quella con la quale ci siamo agganciati al quadrato seguente. Anche qui, come abbiamo fatto dall'altra parte, di 2 catenelle una la saltiamo, ne prendiamo soltanto una e raccogliamo il punto, la catenella centrale, quella con la quale ci siamo agganciati, questa, vedete, ci siamo agganciati una con l'altra, abbiamo agganciato una piastrella con l'altra e siamo arrivati alla fine del nostro quadrato. Diciamo che la fine, avendo iniziato proprio sul centro, la fine del quadrato sarebbe stata qui prima di prendere il punto centrale, però per vedere il lavoro completo è così. Quindi vuol dire che noi ogni piastrella, abbiamo preso questo, ogni piastrella avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 punti. Abbiamo 22 punti. Ogni piastrella, un lato della piastrella corrispondono a 22 punti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. A me risulta 23 perché naturalmente vi ho fatto vedere, ho già preso il primo. Ecco, questo è tutto quello che dovete fare per raccogliere i punti. Una volta raccolti tutti questi punti, non è detto che siano sufficienti e non è nemmeno detto che siano giusti. Potrebbero essere troppo pochi o potrebbero essere tanti. Io consiglio di fare una cosa, farò così, faccio prima un giro. Una volta che li ho raccolti tutti, faccio un giro a diritto. Naturalmente per chi lavora con i ferri lineari si fermerà alla fine del pezzo e invece che fare un giro a diritto farà il giro di ritorno, farà il giro a rovescio. Già da un giro si riesce a vedere, diciamo che a vederlo così sembrerebbe abbastanza giusto raccogliendo i punti. Potrebbe essere che magari tira un pochino, come potrebbe essere che tenda a sfarfalleggiare. Facendo un giro ci si rende già un pochino conto. Quindi si fa il primo giro, se è circolare, o il giro a rovescio, se è lineare. Sulla base di come vediamo che va il lavoro, decidiamo eventualmente di aumentare qualche punto o di diminuire qualche punto. Sia che le aumentiate, sia che le diminuite, fateli a debita distanza, cioè debitamente distanziati, cioè decidete che secondo voi il lavoro è un pochino più grande e dovete togliere 5 punti in tutto il giro, avete 50 punti, ne toglierete uno ogni 10, lavorerete 8, 9, 10 assieme, quindi su 10 punti diventa 9 e così via. Se invece vi mancano 5 punti, lavorerete 10 punti, tra il decimo e l'undicesimo farete un aumento. Potete farlo sia intercalare che a diritto ritorto, non ha importanza. Per quello dovete un attimino regolarvi voi. Poi, ora mi fermo, ditemi se è chiaro. Aspetto le vostre idee. Ok.
intanto continuo a raccogliere punti. Se mi scrivete, mi dite qualcosa. Sì, non è proprio un bel vedere tutti questi fili, ma vi assicuro non ce l'ho fatta. Dovevo anche preparare le foglie per domani. Devo portare anche un pochino avanti la borsa che stiamo procedendo. Poi ve la faccio, vi faccio vedere. Non c'è niente da farvi vedere, ho finito soltanto i tre giri, appunto, punto maglia e basta. Bene, bene. Mi fa piacere che, insomma, chi segue, poi magari ci sarà qualcheduno che non è riuscito stasera, che deve vederlo, che lo vedrà in differita, eventualmente mi chiederete sempre sotto, non sotto qui al video, perché sotto al video non rispondo, non fatemi domande se non adesso che mi fate delle domande in diretta. Se dovete farmi delle domande, 246, me le fate nel post apposito, scrivete tutto lì in modo che io non debba rincorrere le vostre richieste, perché oltretutto se mi fate domande sparpagliate un po' da tutte le parti, le risposte potreste primo non averle, secondo se ve le do magari è una stessa domanda che mi fa qualche d'un altro e magari la risposta che vi do potrebbe essere utile anche ad altri. Lina, adesso le conto, sai che non lo so. Allora, partiamo da questa non la conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piastrelle ho fatto. Sono circa 80 centimetri scarsi. Mi sembrava di aver misurato che fossero così doppiato 39 centimetri. Quindi saremmo su, 39, cosa dico? Sì, 39, quindi saremmo sui 78 centimetri, grosso modo. Che poi, per le mie nipoti probabilmente grande, per me me la infilo in una gamba io questa, non addosso, quindi non so per chi la farò, ma vabbè, a qualcheduno toccherà. Ho tirato troppo, ecco, Anna De Santis, da quello che vedo stai facendo, mi sembra che lo salti, che salto che cosa? Scusa Anna, non capisco. Sì, Cristina, puoi farlo, puoi benissimo prendere, ma non mi sembra che cambi molto, anzi l'uncinetto forse è ancora più grande per entrare dentro la catenella. Adesso vedi che io faccio molta fatica perché, come dico sempre, io sono dal di qua del cellulare, poi ho il cellulare nel mezzo, la fotocamera per registrare e dall'altra parte ci sono io, per cui tra il lavoro che faccio e il mio corpo ci sono almeno 40 centimetri anche di più e faccio molta fatica, cioè se io mi tenessi il lavoro così farei molto più veloce a raccogliere. Un conto, vedete, un conto è farlo così, uno di seguito all'altro e non si fa fatica, un conto è farlo a una distanza di, ecco, io sto lavorando con le braccia così per farvi vedere a voi, perché se io mi avvicino di più e mi tengo, vedete, le braccia più vicine, a parte che magari non rimane bene a fuoco, ma non vedete più quello che c'è laggiù, per cui mi devo mettere in una posizione tale, ma se vedete, guardate il mio braccio, vedete da me al braccio, c'ho tutto il braccio teso per riuscire a lavorare, di conseguenza faccio molto più fatica, solo per quello, però prova tu, dipende come riesci tu. Scusate, sto leggendo,
si hanno il punto di congiunzione questo. Vedi, qui ci sono le 5 catenelle che fai quando fai l'angolo. Di queste 5 catenelle, 2 le hai lavorate quando hai unito la piastrella, la terza l'hai agganciata all'altra piastrella precedente e poi hai fatto gli altri due punti, cioè 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Se vedi, nel punto centrale io ho fatto il punto diritto. Poi nelle 2 catenelle che uniscono il centro ai 6 punti alti doppi, ho fatto un solo punto diritto. Vi ho detto, potete farlo sia in uno che nell'altro. Allora, adesso ci arriviamo, così ti faccio vedere, ma lo vedi anche qui, guarda, si vede qui chiaro, vedi? Ho fatto, questa è la congiunzione delle piastrelle, questo è il punto di congiunzione di un archetto e l'altro delle 5 catenelle che abbiamo fatto tra i due gruppi di 6 punti alti doppi. Ho preso qui una catenella delle 2, ho preso il punto centrale, quello che mi hai chiesto tu, e ho preso qui un altro punto, poi ho raccolto tutti e 6, 2, 4, 6 i punti alti doppi, ho preso il punto basso subito dopo i 6 punti alti doppi, ho preso 5 delle 7 catenelle che abbiamo lavorato tra un punto basso e l'altro, quindi il punto centrale, vedi, qui l'ho preso, nell'altra, nel precedente è lì, l'ho preso, anche in questa l'ho preso, il punto centrale l'ho preso in tutte. Se non si è vista, adesso ci vado avanti così vedete. Sì, Carmen, per ora facciamo la parte che va dal sottoseno ai fianchi. È che non sempre, ecco, vedi, non sempre è a fuoco, Anna, non so come mai. Comunque, prima mi ero, quando l'ho scritto, forse non eri collegata, ero un pochino più vicino. Poi magari lo faccio un pochino più decente, non dico più bello perché non ci riuscirò, lo faccio un pochino più decente e lo pubblico nell'album, in modo che vi rimanga un po' più facile da consultare. Ok, io proseguo, comunque se avete domande da fare fatemele. Questo. Poi ne facciamo, abbiamo detto, uno solo, il punto centrale che scappa sempre, eccolo qua. È questo, vedi Anna, questo qui il punto centrale è questo. Così, un'altra catenella, una sola delle due, e poi 7 punti alti doppi. Questi li prendiamo tutti. Come vi dicevo prima, se qualcuna si fosse collegata adesso, vedo che ne è sparita la metà di persone che erano collegate, va bene, non vuol dire niente. Vedete poi voi, facendo il prossimo giro, giudicherete se sono da aumentare i punti, da diminuire, o se vanno bene quelli che avete raccolto. Diciamo che lo rileverete meglio con la seconda, col secondo giro.
Grazie, Carmen. Purtroppo, se sì, uno che mi vede dice che fatica che fa quella, ma la fatica è data solo dalla posizione delle braccia. Ora a casa, ma qui non ce l'ho, ho quell'ordigno infernale che mi permette di tenere la telecamera così dal di sopra. Però è molto, come si dice, è molto mobile. Basta che io scontri appena il tavolo che incomincia a fare questo lavoro e allora ho lasciato perdere. Altrimenti magari dal sopra probabilmente sarebbe molto più semplice. E beh, ma Anna, adesso lo guardi e poi adagio adagio torna indietro. Comunque, quando poi Carolina mi salva il video e io lo passo su YouTube avete la possibilità di farlo andare un pochino più rallentato il video, in modo da vedere bene come prendere i punti e come fare. C'è l'opzione, ci sono proprio le velocità. Ora non so con precisione dove, magari se riusciamo poi vi faccio vedere. Però vi faccio vedere da PC, non da cellulare, perché da cellulare sto trasmettendo. Ancora uno, dovrei essere quasi, no, ho ancora due piastrelle, dovrei essere quasi alla fine del giro. Vorrei riuscire a fare, che adesso è un po' noioso star qui a far niente, volevo riuscire a fare almeno un giro a diritto in modo da vedere un pochino come viene. Ad ogni modo possiamo parlare anche poi di quello che dovrete fare in seguito. In base alle vostre misure avete la possibilità di aumentare qualche punto sia sui lati che sul davanti, che sul dietro, o anche tutti, non inquadro bene, hai ragione, tendo ad andare su una parte, tendo un po' sulla sinistra, ma me ne accorgo e poi mi correggo. Dicevo, quando voi procedete poi nel lavoro, in base alla vostra conformazione, deciderete se aumentare o meno dei punti per dare la giusta forma alla vostra maglia. Se avete più addome che fianchi o che sedere, aumenterete dei punti sul davanti. Se siete, ad esempio, sono un po' tonda tutta, magari sono un po' più esuberante, diciamo così, sul dietro, quindi magari aumenterei, la facessi per me, aumenterei qualche punto in più sul dietro. Però io consiglio di aumentare sempre, a meno che proprio non ci sia qualcosa di prorompente o davanti o dietro, consiglio di aumentare sempre equamente sui fianchi, o meglio di tutto sui fianchi. Altrimenti un po' davanti, un po' dietro e un po' sui fianchi. Non limitatevi ad aumentare in punti in un solo punto, perché altrimenti mettiamo che voi abbiate più addome che non glutei, che non sedere. Se voi aumentate tanto sul davanti, poi date alla canotta la forma di premaman e non starebbe, secondo me, non starebbe proprio bene. Se invece date aumentate un pochino da tutte le parti, poi la maglia tenderà a spostarsi un pochino sulla parte più esuberante, diciamo così, però sarà lavorata sempre tutta regolarmente, ecco, non avrete proprio tutti i punti aumentati in un solo punto. Quanti punti aumentare e quello lo dovete vedere voi sulla base delle vostre misure. Prendete una maglia che vi viene bene, che è di misura, l'appoggiate sul tavolo, sul letto, dove volete, bella tesa, e misurate sopra quella maglia
quel lavoro che state facendo. Se i punti sono giusti, ve ne andate giù diritte, tranquillamente, senza nessun problema. Se i punti mancano, ne aumentate qualcheduno, come vi ho detto prima, o sui fianchi o sui fianchi, la teratamel, aumentatele soltanto sui fianchi. Se le aumentate sui fianchi, dovete considerare una cosa: se voi lavoraste con i ferri lineari, ne aumentereste uno da una parte, uno dall'altra sul davanti, uno da una parte, uno dall'altra sul dietro. Per cui, lavorando con i circolari, i punti che dovete aumentare sono 4, non 2. Quindi voi vi segnate ipoteticamente, poi lo vediamo, il vostro fianco, il centro, diciamo, del fianco, lasciate in quel punto 3 punti centrali, 3, 4, quelli che volete, almeno 3, e al lato dei vostri 3 punti fate gli aumenti, fate un aumento, lavorate i 3 punti e l'altro aumento. E questo corrisponderebbero, se lavoraste nei ferri lineari, a un aumento del davanti e un aumento del dietro. La stessa cosa la fate dall'altra parte, dall'altro, diciamo, ipotetico fianco, che poi vediamo un attimino come segnarlo, come fare. Però scusate che sto leggendo. E Anna, se le misure sono giuste, vai giù diritta. Non fai né aumenti né diminuzioni e la fai andare giù proprio bella, bella diretta. Però qualche aumentino sul fianco io lo farei sempre. Poi, se invece c'è qualcheduno, siamo arrivati alla fine, c'è qualcheduno che vuole proprio la canotta aderente, dovrà fare delle diminuzioni sempre sui fianchi, e al limite anche qualcheduno dietro. Come farle dietro? Come se faceste delle pence. Cioè, questo, guardiamo se si vede, questa è la vostra, qui ci abbiamo, aspettate, mi avvicino un po', qui abbiamo la nostra riga di quadratini. Voi vorrete una cosa un pochino sagomata, così, si fa per dire, un po' clessidra. Allora, voi dovete qui diminuire qualche punto sin arrivare all'altezza della vita. Nella parte centrale, più sul dietro che sul davanti, dividete il lavoro in 3, più o meno, lasciando qualche punto in più nel mezzo, e in questi punti, oltre a fare qualche diminuzione qui, non tante, dalle parti, naturalmente sempre con i lineari ne farete una a destra e una a sinistra, con i circolari sarà lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Qui lasciate 3 punti e fate gli altri aumenti dall'altra parte, lo stesso di qua, 3 punti e gli altri aumenti dall'altra parte. Qui centrali farete una diminuzione per restringere un pochino il vostro dietro e renderlo più, diciamo, aderente alla schiena, sin arrivare alla vita. Quando superate la vita e volete evidenziare un pochino i fianchi, fate il contrario. Qui, dove avete diminuito, li aumenterete. Dall'altra parte li aumenterete sempre con i 3 punti, distanziati dai 3 punti. Anche qui farete, mentre sui fianchi potete aumentarli proprio sino alla fine della vostra maglia. Non vi consiglio l'ultimo, altrimenti vi fa la punta, l'ultimo pezzo, magari lasciatelo senza aumenti in modo che venga giù diritto. Qui, dove avete fatto le pence, vi fermate al fianco, non andate oltre, vi fermate proprio alla misura dei fianchi, e anche qui farete degli aumenti, gli stessi aumenti più o meno a seconda della misura che vi serve. Qui, così formate queste pence che in pratica farebbero leggermente, qui è di profilo, farebbero leggermente questo lavoro, leggermente, non è che rimanga proprio così, così evidenziato. Spero di essermi spiegata, ditemi se è chiaro o no. Ho
Ora io sono arrivata alla fine del giro, ho un cavetto lunghissimo per cui mi dà fastidio, ma cerchiamo di sistemarlo lo stesso. Ho tanti lavori iniziati che ho tutti, qualcuno non l'ho continuato a non trovarlo, prima o poi verrà fuori, ma ho tutti i cavetti in altri lavori e è un po' complicato. Allora, ho fatto questo, devo fare ancora, scusate, faccio ancora il centrale. E siamo proprio al centro. Sono una Bibbia. Beh, Bibbia non me l'ha mai detto nessuno. Divina Commedia me lo dice mio marito, quando mi vede, mi sente parlare e mi vede scrivere. Mi dice che sono peggio della Divina Commedia, peggio di Dante, insomma, perché non sto mai zitta. E, però Bibbia è nuovo. Grazie Carla. Eccoci. Ok, quindi adesso abbiamo concluso il nostro giro, siamo arrivati al punto iniziale, scusa Bruna, siamo arrivati al punto iniziale, adesso facciamo un giro con tutto a diritto, per chi ha i ferri circolari, invece un giro di ritorno a rovescio per chi ha i ferri lineari. Nemmeno io penso che farò diminuzioni perché mi sembra che vada bene così. Ora volevo vedere un attimino i ferri, se vanno bene il numero. Sapete che vi ho detto che li ho raccolti con i punti, con i ferri un pochino più piccoli per fare meno fatica. Però adesso devo mettere il ferro giusto. Vediamo se va bene. Non vorrei che restasse un po' morbida perché essendo il pizzo, diciamo così, la parte questa bella pizzosa, non possiamo fare la maglia rasata dura, cioè troppo fitta, dobbiamo lasciarla un attimino più morbida. Allora adesso cominciamo a lavorare in circolo, se il lavoro mi scorre. Ecco. Prendo i primi punti così intanto per non farmi scappare il filo di inizio. E poi andiamo. Intanto, se volete, chiacchieriamo un pochino. Facciamo un giro così vediamo di renderci conto se i punti sono sufficienti. Poi, se voi invece la voleste proprio un pochino abbondante, un pochino sfarfalleggiante, ora dico un pochino, in questo secondo giro, no, magari questo fatelo proprio così, nel giro seguente aumentate qualche punto proprio qui nel giro, in pratica sarebbe il secondo giro, perché nel primo abbiamo raccolto i punti, cioè inizialmente abbiamo raccolto i punti, il primo giro lo stiamo facendo adesso, nel prossimo giro, questi perché li ho presi male, non lo so, presi tutti male, nel prossimo giro se la volete un pochino, proprio un pochino più larga, potete aumentare più punti tutti assieme, anziché fare gli aumenti sui fianchi come vi dicevo prima. L'unica cosa che dovete stare attenti che non succeda è che appunto non dia l'effetto prima man, perché allora quel po' di pancetta che vogliamo nascondere la evidenziamo ancora di più. Forse un vestito, dici vabbè facciamo un tipo stile impero, magari sta anche bene, ma una canotta così non so, io andrei più sul lineare, se non aderente ma proprio a sacchetto come diceva Anna prima. Ciao Luana. Non ho nemmeno contato i punti, ma comunque abbiamo detto che sono 22 ogni piastrella. Io ho fatto 9 piastrelle, facciamo la svelta, eh? Mettiamolo qua perché 22 per 9, 9 per 2 18, 9 per 2 18 è 1 19, dovrei avere 198 punti. Dovrebbero essere, sono di nuovo andata via, ah, Bruna, scusami. Ho
ora domani farò per le persone che sono iscritte al corso principianti, farò, scusate, stavo leggendo, farò il, dovrei riuscire a fare, devo ancora finire di scrivere tutto, cerco di farcela per le 4:30 più o meno, 4, 4:30, 5, non ho ancora l'orario preciso, cerco di fare il, la diretta per la maglia foglie, che più che maglia foglie è maglia folle per me, e poi proseguiremo con la borsa che mi sembra che stia venendo proprio bene. Vabbè, se state brave e chi rimane, vi faccio vedere velocemente una margherita. Ma proprio così, è di sfuggita, tanto, così, tanto per farvela vedere. Ma è proprio carina. Ora finiamo questo. E sono di nuovo fuori, ma è proprio un vizio allora. Ma perché vado a finire lì? Non riesco a capire come mai. Ecco perché mi rimangono, faccio i diritti alla rovescia, ma come mai? Invece, vedete, invece che farlo così, lo facevo il contrario, mi rimangono storti. Boh. Bruna, ti aiuto a farti venire il torcicollo, perché sono sempre, sempre spostata. Brava nonna, nonna Cocò, mi fa piacere. È curioso, guarda, devi essere veloce perché farò così, proprio una cosa veloce veloce, aspetta perché ora devo finire il giro, è che se continuo a chiacchierare mi distraggo e non finisco niente, ma volevo, che poi vabbè, qui non è che ci sia niente da fare, ma volevo soltanto vedere se i punti raccolti andavano bene, ecco, che non ci sia... cento su quattro piastrelle, com'è possibile? Scusa, sono 22, io le riconto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dovrebbero essere 88, 12 punti in più sono tanti, su quattro piastrelle 12 punti ne hai prese 3 in più ogni piastrella. Controllali bene con lo schema. Se riesci a vederlo bene. Guarda, non è nemmeno più a fuoco adesso. Ecco. Scusate che mi sposto. Vabbè, sentite ragazze, me lo tengo un po' qui vicino, così faccio un po' più alla svelta. E anche se non ci vediamo, chiacchieriamo, va? Mi sentite parlare? Perché altrimenti non finisco davvero più di fare un giro. Così vado un po' più veloce. Devo trovarmi un cavetto più corto perché mi fa proprio tutto il... Non riesco nemmeno a misurarla bene perché sembra enorme. Cerchiamo un po' di andare... Dovrei quasi esserci. Quasi. Hai controllato, Anna? Questa sera ho sentito un po' poco Cristina. Me la sono persa io o è più silenziosa del solito? Generalmente Cristina e Bruna. Anna, sì, va bene così, però poi devi essere sicura nell'altra parte di riuscire a prenderne tante uguali, quindi dovresti, non dico disfare, ma almeno capire come mai e dove hai preso dei punti in più. Oh no, che non ho più di batteria. Quanta ne ho ancora? 19%. Vabbè, mi andrò ad attaccare alla corrente. Abbiate fiducia. Ciao Maria.
Eccola Cristina. Sei silenziosa, stai lavorando? Cosa fai? Io, come vi ho detto in altre dirette, ho due o tre persone che sono sempre presenti e mi confortano perché mi dicono sempre sì, va bene, sì, ho capito, sì, sei brava, si è spiegato bene, sì, hai pazienza e quindi mi danno molto conforto. E quando faccio la diretta e non le vedo, allora comincio a preoccuparmi. Egoisticamente, eh? O presuntuosamente, non lo so, comunque così. Dai, che ho quasi finito. Così poi vi lascio andare al vostro lavoro in calma, ve li raccogliete bene. Ora la diretta su YouTube ci sarà domani, però intanto potete consultare questa. Non so se nei video che vengono salvati qui nella sezione video, non quelli YouTube, sia possibile rallentare o meno, ma da YouTube potete farlo tranquillamente. C'ho tanti di quei fili che non riesco nemmeno a capire qual è il filo iniziale. Allora che faccio? Dovrei aver finito. Prova Cristina, magari è una soluzione che puoi consigliare. Se vedi che ti trovi bene, che ti rimane più semplice, lo puoi consigliare. Scrivilo poi nei commenti, magari fai vedere, fai la foto, non so, dell'uncinetto tunisino. Potrebbe essere di aiuto ad altre che fanno fatica. Dai, che ci sono quasi, c'è proprio una trentina di punti, o poco meno. Sì, perché io magari vado col sistema mio, come ho sempre fatto, però ci possono essere sistemi migliori e soprattutto più semplici da seguire. Quindi se avete idee, se fate esperimenti o se comunque sapete, siete a conoscenza di un sistema migliore per farlo, a me fa piacere se lo condividete e se... Cioè, non sono di quelle che dico no, fate come dico io perché a me sono io che devo farlo, no? Anzi... Io dico sempre che in queste cose c'è sempre da imparare, quindi se riusciamo a imparare cose nuove, sono sempre ben accette. Non lo so, nonna Cocò, non te lo so dire, anche altre volte me l'hanno chiesto, probabilmente ci deve essere un sistema per cui... Però non l'ho mai provato. Un sistema per cui se io accetto determinate, chiamiamole clausole, no? Se io accettassi, se tu vuoi partecipare alla diretta, magari metti sì in qualche modo, questa persona può inserirsi, ma non so in che modo. Dai, Rosa. Che i nipoti te ne faranno tante, se è una femmina te ne farà tante richieste. 176, quante piastrelle hai, Manuela? 176 diviso 22. Guardiamo un po', prendiamo la calcolatrice che facciamo prima, se riesco a entrare, naturalmente. La calcolatrice. 176 diviso 22 da 8. Hai 8 piastrelle? Paola, la fascia delle piastrelle è sotto il seno. Come ho detto prima, mi pare ad Anna, se tu vai su qui sul CNC, sul gruppo, nel post, quello fissato in alto, dove c'è scritto Canotta Ersilia, foto e domande, solo qui. L'ultima pubblicazione mi pare che sia di Fiorella, se non sbaglio.
Vediamolo un attimo, che visto si è collegata poi dopo, ma avevamo già parlato, poi lo, ecco, esatto, Fiorella Martinelli, vedi? Che lei l'ha fatta e l'ha misurata e indossata, questa è dal dietro, la posizione più o meno è questa, forse un pochino sopra, non così in vita, un pochino sopra, ma più o meno è lì. Lidia, io non saprei cosa accettare, perché ti vedo, stai scrivendo, quindi io ti vedo che tu sei già dentro al video. Non saprei proprio, a me non dice accetta questa persona o altro. Vedo che ci siete, guardiamo un po' qui ad esempio, queste chi sono? Fai partecipare qualcuno. Ma io vi vedo tutte. Guardiamo un attimo, guardiamo un po' se trovo Lidia tra queste che fai partecipare. Non ci sei. Lidia, aggiungi. Ecco Lidia, io adesso ti ho aggiunto. Cosa cambia? Cosa vedi di diverso? Ti sento parlare. Lidia? Sparita. Può darsi che... Niente, non è cambiato niente. Io per un attimo ho sentito qualcheduno parlare. Sì, nonna Cocò, ci guardo e vediamo cosa succede. Aggiungi. Ecco, ti ho aggiunta. Aggiunta in corso, aspetta. Sembra lì in attesa. Probabilmente dovrai accettare qualche cosa, perché rimane sempre come aggiunta in corso. E anch'io, Emanuele, ho sentito parlare qualcheduno. Ad esempio, nonna Cocò è sempre è come se lei non accettasse, perché è sempre aggiunta in corso. Ora la elimino, altrimenti non la finiamo più. Vediamo un attimo. Ecco, cambia questo. Ecco cosa cambia, che... No, no, non cambia niente. Come non detto, non cambia niente. Ma... Non lo so. È cambiato il mio audio, non mi sentite più? Io non ho toccato, come audio non ho toccato niente. Mi sentite o non mi sentite? Ai ai ai. Ora stai a vedere che aspetta, Niente. È come Lidia, ecco, probabilmente, boh, non lo so cosa sarà successo. Boh. Va bene, tanto insomma abbiamo finito, quindi diciamo che sì, probabilmente ho vattato perché avendo inserito supposizioni che faccio perché non ne so niente, ci vorrebbe magari Carolina che ne sa più di me. Probabilmente avendo accettato un'altra persona, quest'altra persona in qualche modo dovrebbe poter parlare e magari è collegata a lei e io rimango in sottofondo, non lo so, potrebbe essere quello, io cerco di parlare un pochino più forte. Comunque vedete, qui
dovrei aver, scusate che mi allontano un po' perché altrimenti non ci sto tutto, non mi cade tutto, troppo sono senza batteria. Mi sembra, mettendolo proprio, che più o meno, vedete, i punti siano giusti, corrispondano giusti giusti alla piastrella, che non sia il caso né di aggiungere né di togliere. Falsa un pochino il mio cavetto, perché essendo così lungo, tende ad allargare un po' il lavoro, purtroppo sì, lo rende un po' più largo, ma penso che sia il cavetto, per cui io prima di decidere qualsiasi cosa farò qualche giro in più. E poi senz'altro largo non lo è, potrebbe essere un pochino più stretto, però deciderò in seguito se aggiungere o volume. Guardate, io ce l'ho al massimo, non saprei come fare diversamente, probabilmente dipende dal fatto che ho accettato, non accetterò più nessuno, altrimenti poi facciamo fatica. Quindi dicevo, mi sembra che così come sono stati raccolti i punti possano andare bene, vedete? Mi sembra che siano, il quadrato rimane sempre, la piastrella rimane sempre quadrata, però dobbiamo fare ancora qualche giro per essere certa che vada bene. E adesso, visto che intanto ci sentiamo poco, vi prendo la margherita e state attente perché farà, vabbè, lo farò un pochino più lenta proprio così. Aspettatemi, che vado a recuperarla, non era un programma di farvela vedere. Eccola, cioè eccola, questo è il fondo, così, ciao Antonella, con le tre righe, vedete, a maglia rasata, diciamo, a uncinetto a maglia rasata che avevo fatto. Attente, aspettate, passo di qua, la piglio. Sono stata troppo veloce? Ancora una volta un po' più lenta, Vabbè, sarò brava, guardate. Sono tutte margherite che vengono messe qui, in questo punto, come il disegno che aveva fatto. Ora ne ho fatta una, intanto per far vedere poi quando farò la diretta come unirle. Che ne dite? Tutta una serie di margherite così. A me sembra tanto bella. Basta, 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 basta. Via. Poi non c'è più sorpresa, dai. Ti piace Carla? A me sembra tanto carina. È nera purtroppo, io avrei voluto farla blu, la borsa, ma non c'era più blu. Qualcuno me l'ha fregato. Bellissima, vero? A me piace tanto. Vi dirò di più, per rendere onore al merito, come si suol dire, questa piastrella, la scelta me l'ha consigliata Alessandra, quindi è giusto anche rendere merito a chi merito ce l'ha. Io l'ho fatta, va bene, mi sono impegnata io a fare la borsa, ma quando ho chiesto aiuto alle admin per cercare qualche piastrellina un pochino diversa, non le solite, perché io di granny non ne posso proprio più, non so voi. E allora ho chiesto appunto aiuto se avevano qualche bella piastrella un pochino diversa, un po' nuova. Non è che sia granché, è che la lavorazione è un pochino diversa, i punti, come per questa che stiamo facendo adesso, è sempre una piastrella quadrata, ma c'è questa lavorazione con questi punti qui che ti danno un po' di diversità al solito lavoro della piastrella granny o del... Anche in questa ci sono queste margherite che sono un pochino diverse. Allora, guardiamo se cosa mi avete chiesto. Mi sembrava di aver letto la diretta. Allora, la diretta della borsa non lo so ancora. Però, aspetta.
Eh sì, con lo scuro sì, no, nera non la volevo proprio fare, però blu l'avrei fatta volentieri perché io quest'estate sono vestita solo di blu, non so come mai, e quindi, sto rispondendo a Manuela, quindi mi avrebbe fatto comodo una borsa più perché le ho di tutti i colori tranne che blu. E invece, vabbè, è andata così, vuol dire che era destino che uscisse la borsa Tiffany. Che tra l'altro è un colore che mi piace tanto. Susanna, no, Susanna, non so quando ci sarà la diretta, bisogna vedere un attimino il tempo perché, come vi ho già detto l'altra volta, io devo trovare il tempo quando non c'è mio marito in casa. Questa sera faccio la diretta perché lui ha, come tutti i lunedì sera, ha una garetta di bocce nella società qui a Limone dove va, veramente non è a Limone, è a Robilante, ma comunque qui vicino, c'è una bocciofila dove fanno una garetta sociale. E allora lunedì, anzi ieri era indeciso, dico vai lunedì, vai domani a fare la gara. E mi dice ma non lo so, dico ma non è che ti mando via di casa, però se me lo dici prima così io mi prendo appuntamento con... E lui mi ha detto va bene, se non vado a giocare andrò a vedere così ti lascio la casa libera, perché qui la casa è piccola, anche se mi metto in un'altra stanza, è talmente raccolta come casa che se va a dormire non riesce a dormire, se vede la televisione dovrebbe tenerla ad alto volume perché sente parlare me, solo per quello. E quindi non so ancora quando riuscirò ad organizzarmi, ad esempio domani mi sono impegnata a 99 su 100 se ce la faccio. A fare la diretta dell'altra maglia e poi a giro potrà essere mercoledì, giovedì, non lo so, come vi avevo detto c'è anche qui mia figlia e quindi mi fa anche un po' piacere stare un pochino con lei, qualche volta andare a fare qualche passeggiata. Potrei magari qualche volta di mattina, ma penso che di mattina voi non possiate, io al limite posso fare la diretta, poi chi c'è c'è, chi non c'è la vede in differita, va bene lo stesso, intanto non è che ci voglia molto tempo a fare quella piastrella. Vedo un attimo, quando riesco, è anche capace che poi mi esca un'oretta, che so, mia figlia mi dice mi vado un po' a riposare, mio marito esce prima e allora io ho un'ora di tempo libero e faccio una diretta sorpresa. Non riesco a impegnarmi già adesso. Fiorella, però il punto rende meno, però vedrai che una volta che è finita, la piastrella naturalmente avrà dei colori diversi, cioè saranno messi in ordine diverso, vedrai che starà bene. Bruno, hai ragione, non ci penso, sai perché? Perché sto andando avanti e allora leggo e lavoro e quindi... Come va Cristina? Non ti ho più chiesto niente perché sembra sempre che mi impicci delle cose degli altri. Io ora vi dico, tanto per stare ancora 5 minuti assieme, io di carattere non sono curiosa, non lo sono mai stata, nemmeno da bambina. E mio padre specialmente, e poi anche mio marito, mi ha sempre detto che sembro di tutto tranne che una femmina perché è risaputo che le femmine sono curiose, io invece... Non so, sono gelosa ma non sono curiosa, ecco. E quindi già tendo sempre a non impicciarmi delle cose degli altri. Naturalmente, se altri mi dicono, mi fa piacere parlare e, insomma, interessarmi delle cose degli altri. Però ho avuto un'esperienza, ma è una sciocchezza, però ha consolidato la mia non curiosità. Io avevo un cugino di mio padre, la cui moglie era malata gravemente. Questo cugino era molto legato a mio padre perché, vabbè, erano figli di due fratelli, questo non c'entra niente. E quando la moglie si è ammalata, lui l'ha detto a mio padre, si è confidato con lui dicendo: guarda, non sa niente nessuno, non dire niente a nessuno perché non vorrei che poi arrivasse nelle orecchie di mia moglie, lei non sa ancora niente, le solite cose.
E mio padre dice: ma a Teresa lo posso dire? Ma sì, alla famiglia lo puoi dire, però mi raccomando che non si sappia in giro. Mio padre me l'ha detto, a me è entrato da una parte, uscito dall'altra, nel senso, a parte il dispiacere per la cugina che stava male, però non ho pensato né a dirlo a mio marito, né alle figlie, né niente, parecchi anni fa, ma comunque ero già sposata e avevo anche le figlie. Passa un po' di tempo, ma qualche giorno questo mio cugino telefona a mio padre e gli dice di tutto, che la benzinaia ha incontrato suo figlio, vabbè, ora perdete, con tutti questi discorsi perdete anche tutta la parentela. Comunque la benzinaia aveva detto al figlio di questo cugino di mio padre, tua cugina Teresa mi ha detto che tua mamma sta male. E quindi quello ha detto di tutto a mio padre perché l'aveva detta a me, io non mi ero tenuta il segreto per me. Dico: guarda, babbo, che io, se c'è una cosa che io proprio non vado a dire, sono gli affari degli altri, lo sai come sono io sono una tomba, se mi dicono una cosa la tengo per me e basta. E difatti mio padre mi dice: ci credo, so come sei, però è successo così e così. Poi meno male che mia mamma si è ricordata che nella scala della benzinaia ci abitava una cugina di questo cugino di mio padre da parte, vabbè, di sua mamma, che si chiama Teresa. Per cui non ero Teresa io che ero andata a dirlo, era Teresa quell'altra. Al che ho preso il telefono io e gli ho detto: caro, se hai a dirmi qualche cosa lo devi dire a me, perché avevo 50 anni e penso che posso anche rispondere io di quello che faccio. Ma visto che non sono stata io, adesso vai a dire le stesse cose alla tua altra cugina. E quindi quando ci sono qualsiasi tipo di cose mi vengano a raccontare, io le tengo per me, non mi va di trovarmi in una situazione del genere e magari essere anche dalla parte del torto. Vabbè, insomma, non c'entra niente con la maglia, però così, per chiacchierare un po'. Sì, hai ragione Susanna, però adagio adagio riusciamo a fare tutto. Sì, se fosse un lavoro solo io andrei molto più alla svelta e vi farei andare anche voi più alla svelta perché mi collegherei, ma io non so come mai quest'anno mi sono lanciata in tre lavori, perché oltretutto ho anche lavori invernali ancora da finire, che mi sono portata su in montagna con la cosa di dire lo finisco e così quest'inverno ce l'ho pronto, lassù è più fresco. Riesca a lavorare la lana, invece, insomma, è andata così. Vabbè. No, ma vedrai che. Allora, io ti posso dire una cosa per esperienza mia. Io dopo 9 mesi, 10, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 10 mesi, quasi 10 mesi, 9 mesi e mezzo. Non ho mai avuto grandi problemi, ma nemmeno da subito, cioè problemi normali dell'intervento, poi della convalescenza o altro, ma tutto nella regola. Amiche che erano state operate prima di me mi hanno detto: mi raccomando, fai tutto quello che ti dicono di fare, fai tutto nei tempi così come ti dicono, non strafare, non fare il passo più lungo della gamba, fai tutta la terapia, che insomma ho seguito tutto quello che mi hanno detto di fare. E direi che mi sono trovata bene, però nelle giornate più umide, tipo anche oggi, che vi dico, in montagna non c'è, è molto meno umido che non al mare, però avete visto, se eravamo, ora guardiamo un po' quanto è arrivata l'umidità. Adesso siamo 86% di umidità. In queste giornate umide, quando pomeriggio sono andata a fare una passeggiata, un po' mi dava fastidio. E c'era un signore giù in giardino che appunto parlavamo dell'anca e lui è stato operato 4 anni fa e mi ha detto anche lui che ci sono dei giorni in cui magari cambia tempo o altro e un pochino fastidio dà. Evidentemente dipende anche un po' dal clima. Dalla meteorologia. C'era un mio vecchio medico che diceva che la meteorologia non è più una scienza astronomica, diciamo, ma è diventata una scienza medica. Ho il 5% di batteria. Mi sa che mi conviene salutarvi perché
Non vorrei che mi si spegnasse, che si spegnesse, si interrompesse improvvisamente la comunicazione e non avervi salutato. Va bene, vi saluto. Guardate, nel frattempo ho fatto qualche giro in più e se lo rapportiamo alla piastrella mi sembra che possa andare bene, che non ci sia bisogno, vedete? Che non ci sia bisogno né di aumentare né diminuire, però io ho una tensione, voi potete averne un'altra, poi col fatto che ho raddoppiato il filo e ho messo i ferri più grandi, la differenza potrebbe esserci. Quindi fate le prove. Magari fate una cosa, non fate tutto il giro per evitare poi di dover disfare, anche se lavorate in circolare. Lavorate un po' di punti al diritto, poi girateli, lavorate al rovescio per due piastrelle. Ecco, fatelo per due piastrelle, fate un po' giri di andata e ritorno e vedete come rende, in modo che siete sicuri che i punti vadano bene. Ok, vi saluto con questa. Ciao ragazze, a domani per la maglia foglie e alla prossima per la borsa Margherita. Adesso voi come canotta per un po' ne avete da lavorare perché avete da fare tutta la lunghezza. Buonanotte, un bacione.